guys, Ryan here, benvenuti in questo primo vlog. Allora, dopo che mi avete scassato i coglioni per tanto tempo, ho deciso di fare questo vlog. Siamo arrivati a 4.000 rotti iscritti, non lo so, dovrei controllare dietro, ma si sono spenti gli schermi. Accenditi. Oh, bene, voglio lo sfondo illuminato. E sì, comunque niente, siamo arrivati a 4.000 rotti iscritti e ho deciso quindi di fare un vlog come tanti di voi mi hanno chiesto. Spero l'inquadratura sia giusta, facciamo un po' così. Sì, mi sembra giusta. Se guardo tipo di lì è perché c'è lo schermo della fotocamera e quindi mi sto guardando se sono messo fuoco e tutte queste stronzate qua. Allora, l'audio è quello della macchina fotografica integrato, quindi se non è dei migliori chiedo scusa, ma purtroppo non posso collegare questo. Sì, questo qui sembra un enorme fallo in effetti, cioè. Però comunque non lo posso collegare alla macchina fotografica, quindi dovete accontentarvi del microfono che ho adesso. Poi vedrò semmai di cambiarlo più in là, comprando un microfono di quelli che si adattano direttamente alla macchina fotografica. Allora, siamo in questo vlog. Mi avete fatto un po' di domande che sul post di Facebook, su YouTube, nei commenti, in tanti messaggi privati, in troppi messaggi privati. Comunque, iniziamo a rispondere a un po' di domande. Allora, io mi chiamo Andrea e sì, questa è in realtà solamente una tuta a forma di umano, io sono una renna, ma sapete, per non avere problemi con il WWF non posso fare dei vlog vestito da renna, perché se cioè vestito da renna nel mio reale aspetto, perché se no avrei un po' di problemi, leggi, tutta quella roba lì. Comunque, quindi questo è un mio costume molto molto figo. In realtà dovrei accorciare i capelli di questa parrucca, perché in effetti, come vedete, sono ormai una cosa incontrollabile. Però è un costume molto molto figo che io ho adatto in situazioni speciali come queste, o tipo durante l'anno mentre ne svolgo il mio lavoro di aiutante di Babbo Natale. Che stavo dicendo? Sì, mi avete fatto un po' di domande e quindi mi chiamo Andrea e, come mi avete chiesto in tantissimi, abito in provincia di Napoli e, sì, anche se non sono originario da queste parti, però questo a voi non ve ne deve interessare. E niente, ormai sono quanto? 4 mesi? No, sono 5 mesi che sono su YouTube e voi mi seguite, almeno da chi mi segue dall'inizio, da quel lontanissimo, sembra lontanissimo live di Lama, che mi ricordo come se fosse circa ieri, però vabbè. Comunque, da quel live di Lama in cui mi ha presentato, avevo appena aperto il mio canale, cioè in realtà l'avevo appena creato, se non mi sbaglio. Comunque, sono contento di essere arrivato fino a qui. Comunque, 4.000 iscritti sono un piccolo grande traguardo. Perché certo siete tantissimi, però voglio crescere ancora di più, farmi conoscere ancora di più e migliorare ancora di più sempre per voi. Quindi diciamo che i 4.000, come 1.000, 2.000, 3.000 sono stati un piccolo traguardo di un grande obiettivo, che è quello di continuare la mia carriera qui su YouTube, che spero vi stia piacendo. Allora, un po' di chiarimenti. La serie in FTB, che in questo periodo sta facendo tanto tanto scalpore, perché Luke è uscito dal server, perché per tanti motivi comunque, ecco, pensavate più che altro che da parte nostra fosse finita. Non è così. Allora, il server è aperto e io, Keredan e Marcus continuiamo a registrare sul server. Luke ha deciso di scaricare la mappa del server in single player, così da poterla giocare in single player e
E niente, continuare la sua, la serie per fatti suoi. Effettivamente la serie è la sua e quindi ovviamente ha tutto il diritto di sentirsi libero di fare quello che preferisce. E è stata la sua scelta, noi la rispettiamo finché Game Hosting, che ringrazio, ci continuerà a mantenere aperto il server per giocare. Io, Marcus e Keledan continueremo questa nostra serie. Qualora il server dovesse venir chiuso, sarete avvisati e poi riprenderemo con una nuova avventura su Minecraft o su qualche altro gioco in generale. Ma come sono bello in questa telecamera, oh mio Dio! Scusate. Comunque, allora, quelli che vedete dietro di me sono i due schermi di me, lì, ok? Sono i due schermi che vedete durante le registrazioni, tipo degli unboxing. E di là ci sono Play 3 e Xbox 360 rossa con la skin di Gears of War. Cioè, praticamente, questa parte qui, che voi sì, ok, la vedete, è un faceplate. E questo sui lati... Ok, stavo andando nel lato sbagliato. Questi sui lati sono degli adesivi, ecco, che escono con il faceplate, vanno messi sul lato. In realtà la mia Xbox è bianca, però così è molto più figa. E niente, alla fine un po' di disordine vario. I cavi che sono là dietro sono per il Dolby e per uno stereo digitale che avevo su là, che ormai non uso più, dovrei smontare tutto in effetti, anche perché il Dolby è andato. E guys, niente, allora, per le poche domande, molte barra poche, perché voi non le ho segnate, poi erano troppe, preferivo chiarire la parte, il discorso FTB. Per me adesso è tutto. Questo primo vlog è venuto molto sdrogheggiante, come alla fine tutti i miei video. Avevo pensato, Renna, perché non fai prima un bel vlog di prova? Poi se viene bene lo tiri su YouTube. No. Io non faccio queste cose, per me le prove non esistono, cioè dovete sapere che qualsiasi gioco iniziamo insieme, lo iniziamo insieme, cioè non ho mai fatto qualcosa su YouTube prima di farla con voi. Perché ho detto, perché farlo con un vlog? Facciamolo diventare un'idiozia totale come è successo. E quindi niente guys, allora noi ci vediamo in un prossimo vlog, sì, vlog, video, quello che sia, penso sia un video il prossimo, e vedrò semmai di fare anche qualche altro vlog nei prossimi giorni, settimane, mesi, anni, boh, non si sa. E quindi niente, enjoy, e che la Renna sia con voi, bye bye.